Lo sventolio delle bandiere ci porta pensieri positivi, l'Italia e l'Europa insieme. Il tricolore, quello che ci fa battere sempre il cuore. Insomma, ieri invece il colore amaranto l'ha fatta da padrona a Piazza Duomo. Migliaia e migliaia di tifosi della Regina. Sono scesi in piazza in maniera pacifica, coreografica, con cori quasi mai offensivi, a parte uno, ma ci può stare, nello sport ci sta, lo sfottò ci sta, quindi la sintesi di ieri su Piazza Duomo è una sintesi che lascia poco spazio alla speranza che la regina possa essere iscritta in Serie B, però siccome la speranza è ultima a morire, noi ci crediamo ancora che la regina possa giocare in Serie B. Poi pensate, avevo pensato quest'anno nel campionato 2023-2024 di fare anch'io l'abbonamento e seguire la regina e magari fare i miei articoli anche un po' satirici sul calcio. E invece speriamo che non accada, ma speriamo che la regina venga iscritta come merita sul campo in Serie B. Però c'è un però: nello sport, così comunque nella vita, ci sono dei termini che non sono fissati giusto ma sono termini che servono da riferimento e che vanno rispettati. Qualora non vengono rispettati, purtroppo si va incontro a delle conseguenze. Su questo non ci sono dubbi, per cui noi possiamo amare tantissimo i nostri colori, l'amaranto, la regina, eccetera, però è indubbio che qualcosa non ha funzionato. Indubbiamente non si sono rispettati i termini che nello sport sono perentori, i termini di iscrizione. Attenzione, perché noi siamo abituati da italiani prima, da meridionali dopo, a pensare che comunque, bene o male, poi ce la possiamo cavare. Non funziona così. Io quello che non riesco a capire è perché il presidente Saladini, piuttosto che pagare entro il termine previsto, che era il 20 di giugno, ha pagato a luglio. Cioè, che cosa è cambiato 20 giorni prima, 20 giorni dopo? Ecco dove c'è qualcosa di incomprensibile. Quando si sa che la giustizia sportiva in questo è severa, nel senso che se tu non rispetti i termini anche tra i dilettanti, eccetera, sei escluso. Allora, bene abbiamo fatto a scendere in piazza perché mi ci metto pure io da tifoso, ogni tanto facevo i cori pure io, nonostante faccio il cronista, faccio il giornalista, quindi però. Chi mi conosce sa che ogni tanto mi lascio trasportare, non solo nello sport, ma anche negli eventi che seguo. È una mia caratteristica. Non riesco a stare staccato. Qualcuno mi critica e dice: ma tu devi riprendere e basta, col cazzo. Io riprendo, faccio quello che cazzo mi pare e non devo dare conto sicuramente a nessuno, se non a me stesso e alla mia deontologia professionale. Quindi, chi segue i miei servizi sa che comunque io ci metto sempre del mio, entro nel servizio facendo le mie considerazioni, che mi sembra la cosa più giusta e corretta. Quindi ieri c'erano i cori, a me, cioè, il calcio è sempre piaciuto, l'ho giocato anche a buonissimi livelli. Mi è piaciuto sempre tifare per la mia squadra del cuore, quindi mi lascio trasportare anche in quelli che possono essere i cuori, ci mancherebbe, io sono uno che partecipa, nonostante i miei anni. Poi c'era uno lì dello staff che veniva, cercava di spostarmi ogni volta, ho detto: ma scusa, ma ce l'hai, giusto giusto con mia. Cioè, anche in questo, cercate, ragazzi, siete stati bravissimi, però io cerco sempre di non dare fastidio, di non salire sul palco se non per qualche secondo per fare delle riprese, però non rompetemi le scatole. Cioè, c'era questo ragazzo che è venuto non una volta, ma due, tre volte, quasi quasi come se mi avesse preso di mira. Non funziona così, a me non piace. Soprattutto poi quando è sempre la stessa persona che mi prende di mira, mi incazzo. E non è giusto, quindi io non è che voglio fare polemica, però
so stare al mio posto, per cui se dovete rimproverare, andate a rimproverare gli altri. Io ho 63 anni, quindi so quello che faccio, come lo faccio, sono sempre educato, rispetto le regole, se non c'è da salire sul palco so che posso farlo per pochi secondi e poi scendo. Se mi metto davanti è per dare un servizio, per farvi vedere poi a voi, non è che sono io il protagonista siete voi, quindi ho cercato di fare le immagini più belle per rendere onore a quello che avete fatto ieri, quindi cercate di capirlo questo, anzi mi dovreste dare una mano e ad aiutarmi, non venire a deconcentrarmi mentre sono magari sul più bello che faccio dei discorsi interessanti e importanti. Arriva quello, dice spostati di qua e spostati di là. Cioè, cerchiamo di essere collaborativi con chi è comunque dalla vostra parte, sempre e per sempre, come avete detto voi, cioè la regina, ognuno di noi, se la porta nel cuore. Io l'unico stemma che ho nei miei telefonini, l'unico identificativo che ho, è lo stemma della regina, ma non perché mi devo ruffianare con voi della Curva Sud che siete diciamo i più rappresentativi e quindi è giusto anche farsi vedere con voi, perché è una cosa mia che sento io. Se non la sentissi, hai voglia, poteva esserci la Curva Sud, la Curva Nord, non mi intimidisce nessuno. Quindi allora cerchiamo in questo, aperta parentesi e chiusa parentesi, allora se ci sono fatemi fare, anche perché poi i protagonisti siete voi. Se andate a vedere tutti i miei video, la bellezza anche delle inquadrature che sono, è chiaro, per avere quelle inquadrature devo un po' rompere le scatole, devo essere messo in una posizione, ma sono bellissimi, siete bellissimi, la Curva Sud davvero a me piace, siete delle persone eccezionali, ma tutti. A parte la parentesi di quel ragazzino che mi rompeva le scatole, però vabbè, ci sta. Però davvero avete fatto una cosa da... Ma non è che vi faccio le pennellate, perché poi non sono ad uso a fare pennellate a nessuno, ma siete stati davvero fantastici. Avete dimostrato l'entusiasmo, la forza della Curva Sud, ma soprattutto avete dimostrato la forza che ha la città, che nonostante tutti i problemi, dici sì, ma la regina, non... la regina, il calcio è il collante fra i problemi cosiddetti reali e la felicità dell'individuo. La felicità, la gioia di avere una squadra che gioca sul campo e di andare a tifare è incommensurabile, quindi non fate l'errore di dire si scende in piazza solo per la regina, e vi pare poco, si scende in piazza per la felicità, per la gioia dei nostri figli, delle mogli, delle famiglie che vanno a vedere la regina, e in quell'ora di partita tutti i problemi si lasciano a casa, tutti i cuori battono all'unisono nel momento in cui segna, è l'unico sport che riesce a unire i battiti del cuore, li fa andare a mille, oppure ci fa piangere in contemporanea. È una cosa fantastica. Cioè il calcio è qualcosa di immenso. Fermo restando che gli altri sport sì, sono belli, ma non succede mai quello che succede con il calcio. Addirittura milioni, se non miliardi di persone, chi è sul campo, chi in televisione, nello stesso istante provano la stessa gioia e nello stesso istante capita che provano lo stesso dolore. E questo lo sminuite. Ma non scherziamo, certo ci sono anche gli altri problemi, bene hanno fatto i politici ad esserci, bene hanno fatto a sottolineare che non sono per nessuna bandiera politica, i politici erano Cannizzaro, Latella, Brunetti, Versace, ma prima che politici sono anche loro tifosi, anche loro gioiscono, non è che sono dei freddi eccetera, è chiaro, hanno dei ruoli che possono aiutare, ma senza poi andare a pretendere il voto, ma ci mancherebbe anche, possono aiutare quello che è il momento difficile della regina, dovuto a una svista burocratica, che secondo me è difficile da superare, non impossibile, attenzione, quindi la speranza c'è tutta. Allora, giusto per essere chiari su questa riflessione, io ci tenevo a farla questa considerazione, perché sto leggendo alcuni commenti che non tanto mi piacciono.
il luogo comune è per la regina, la gente scende in piazza, per i problemi veri non scende in piazza. La felicità è un problema vero, la gioia è un problema vero, il calcio è un problema vero, nel senso che coinvolge, non c'è un cazzo da fare. Chiamatela, la magia, come si dice a Roccaforte, il calcio ha fatto la magia all'essere umano, nel senso che è talmente coinvolgente che davvero durante una partita tu ti dimentichi di tutto e tutti. Cioè sei fuori dallo spazio temporale, vivi quel momento, ma lo vivi talmente intensamente che te lo ricordi per tutta la vita. Mi ricordo quando l'Italia nel 1982 ha vinto i mondiali, io mi ricordo dove ero in quel preciso istante, con chi ero. Le urla di gioia, che siamo usciti, all'epoca era a Pavia, siamo andati a vedere la partita tutti con le bandiere al cinema Kursaal Multisala e poi siamo usciti su Corso Cavour a festeggiare, Corso Garibaldi, vicino all'Annabella, Piazza della Vittoria, cioè ovunque, tutta la città era una festa e mi ricordo quei momenti ancora, i brividi. Campioni del mondo, campioni del mondo, campioni del mondo, Nanno Martellini, sono momenti che comunque uniscono, sono momenti che ti rafforzano, perché quello che ti rende migliore è la gioia, il resto è un cazzo. Certo, i problemi della città, adesso criticate quei cazzi di politici, poverini, poverini tra virgolette, nel senso che si sono messi lì a dire la loro anche da tifosi, perché poi sono tifosi, attenzione. Quindi è giusto che abbiano fatto l'intervento, così come è giusto che i capi tifosi della curva sud, perché ci sono, perché sono riferimenti, ma mi è piaciuta quella grinta, si vedeva quell'irruenza, quella forza, non solo da parte di giovanissimi, ma c'erano alcuni anche attempati, quell'entusiasmo, ma è impagabile, ma veramente sono da fargli una statua, loro sono i protagonisti. E in questo ci devono coinvolgere di più. Altro che balle, che dire non mischiate la politica non deve avere paura dello sport, deve paura di fare le cose solo esclusivamente per interesse. Quindi non si deve giustificare. Io se fossi un politico ma andrei dappertutto, soprattutto dove ci sono questi momenti di aggregazione così entusiasmanti, così coinvolgenti. La regina è di tutti. E l'hanno sottolineato anche loro, Cannizzaro, Carmelo Versace, Paolo Brunetti, Giovanni Latella e gli altri. In seconda fila c'era Federico Milia, ma poteva salire anche lui sul palco. Giuseppe Sergico intervistato, Nicola Malaspina, quelli che ho riconosciuto. Cioè, Carmelo Romeo, tutti, devono esserci tutti, tutti. Altro che balle. La regina unisce e unisce a prescindere dalla professione che fai o dal servizio che presti. Quindi consideratela una mia opinione, non è che devo fare lezioni o è una mia opinione, una mia riflessione. Se la condividete, bene, diversamente non cambia nulla. Io rimango come ero prima e voi rimanete come siete. Fine della discussione. Però per quello che mi riguarda. Quando leggo di quei messaggi, la politica adesso piuttosto che pensare alle buche, alle cazzate, alle famiglie, al lavoro, eccetera, pensa alla regina. Non si vive di solo pane. La felicità, lo sto ripetendo, ci vuole un ministero della felicità, ci vuole un assessorato della felicità, qualcuno delle istituzioni che si occupa della felicità delle persone, dell'entusiasmo, che si può trovare anche e soprattutto in una partita di calcio. Io mi ricordo, ho iniziato la carriera di giornalista seguendo il calcio dilettantistico e non posso mai dimenticare la partita Palmese-Gioiese a Palmi. Sono sceso in campo, era mi sembra sotto il periodo di Natale, e tutta la tifoseria che urlava, sia della Gioiese che della Palmese, che urlava il mio nome. Da brivido, per chi ha giocato a pallone invece lì adesso li riprendeva per dare visibilità a loro, ma mi hanno dato una soddisfazione talmente immensa che forse non immaginate quanto possa valere nella vita di ognuno di noi. Se
si vive anche di queste piccole grandi soddisfazioni. Quindi non sottovalutatelo questo, non sminuitelo, non buttate sempre fango addosso ai politici quando non c'è da buttarlo. Ecco, mi sarebbe piaciuto che ci fosse anche Giuseppe Falcomatà ieri, perché lui è anche uno sportivo, sarebbe stato bello vederlo lì. Nessuno, secondo me, l'avrebbe né disturbato né contestato. E lui, fino a prova contraria, è il primo cittadino, anche se sospeso per una legge che è iniqua, la legge Severino, soprattutto sull'abuso d'ufficio, che adesso sarà abolito. Quindi cerchiamo di ragionare sui problemi nelle sedi opportune, ma viviamo quei momenti come quelli di ieri di Piazza Duomo, ma viviamoli intensamente. Per me è stata un'emozione che mi porterò sicuramente per tutta la mia vita. Cioè, a un certo punto mi veniva da saltare, ho saltato anche, mi veniva da cantare, quindi se vedete il video, ogni tanto il coro lo faccio pure io. È bello così, è bello, la vita è bella, è anche questo. Nonostante anche io ho mille problemi, mille pensieri per la testa, però quello ti trasporta in quel mondo spirituale che ognuno di noi ha, che è quello della felicità, che poi finisce. Però intanto non, in quel momento nessuno me l'ha tolto, la gioia di ritornare bambino, di essere lì in mezzo a tutti, di saltare, i fumogeni, non assaporavo il gusto del fumogeno da tantissimo tempo e quindi avevo un po' di difficoltà perché era da molto che non lo sentivo, quel sapore di fumo. Quel colore poi che si dissolveva, sono delle immagini bellissime, quindi quella è poesia, la poesia è vita, altro che balle. Quindi non criticate che il popolo di Reggio scende in piazza solo per la regina. Certo, per gli altri problemi c'è l'assenza della città, ma questo è un altro discorso. Ma non associate mai, dice, Reggio scende solo in campo se c'è la regina. E fa bene, fanno non bene, benissimo. Questo dovevo alla curva sud, una curva meravigliosa. Ieri tantissimi tifosi del Bari nei messaggi che durante la mia live su TikTok, tra l'altro, ha spaccato migliaia hanno seguito, migliaia, e c'erano tantissimi tifosi del Bari e Reggio uniti per sempre, questo era il messaggio. Quindi vedete, la regina riesce anche a legare due città, Bari della Puglia e Reggio Calabria. Quindi riesce ad unire tante persone, certo riesce anche a disunire, perché ci sono tifoserie rivali, ma questo non significa che se ci sono le rivalità si sminuiscono poi quelle che le amicizie che si creano. Insomma, cerchiamo di vedere la vita in maniera diversa, cerchiamo di ragionare in maniera diversa. Quindi la regina c'è, vogliamo che rimanga in Serie B, lo voglio anch'io assolutamente, e stimiamo e rispettiamo quelli che scendono in piazza per la regina e magari per altri motivi non scendono, ma chi cazzo se ne frega, per la regina c'erano, onore e gloria a loro. È stato davvero un momento indimenticabile, il 10 luglio 2023, ore 19 passa a Piazza Duomo, veramente mi sono ritrovato ragazzino, mi sono ritrovato felice, anche se preoccupato per le sorti della nostra regina. Quindi una bella frecciata, e chi deve decidere, pensi a quelle migliaia di persone che c'erano ieri, ma pensi alla città che ha bisogno della sua squadra, e ha bisogno della sua squadra che ha meritato la Serie B sul campo, e quindi vogliamo la regina in Serie B. Fermo restando che noi siamo rispettosi delle regole, se errore c'è stato è stato un errore veniale, per cui troviamo la soluzione e facciamo in modo che la regina rimanga in Serie B, e in Serie B quest'anno
anche l'Arciere si farà, anche Luigi Palamara si farà l'abbonamento e seguirà tutte le partite della Regina. Quindi forza Regina, Regina sempre, comunque, ovunque, anche se dovessero farla scendere in Serie D o in Eccellenza, noi seguiremo sicuramente quella che è la nostra squadra del nostro cuore. Io mi ricordo quando avevo 14 anni, i tempi di Pianca, Missiroli, poi è arrivato la Bellarte e altri che in questo momento non mi vengono in mente, ma questi mi sono rimasti impressi, soprattutto Pianca e Missiroli che andava come un treno su quella fascia, un cavallo pazzo proprio, la Bellarte che aveva un bellissimo stile, un centravanti dello stile eccezionale. Insomma, sono cresciuto pure io con la Regina. E allora, forza Regina, forza Reggio Calabria, e viva il calcio, viva lo sport, ma soprattutto viva la felicità, viva l'entusiasmo. Uiuh.